Buongiorno a tutti, sono Sid dei Forchetta e benvenuti al nostro primo video. Come primo video del nostro canale abbiamo deciso di portarvi un unboxing, ma non un semplice unboxing, lo spacchettamento di tutti i nuovi prodotti che abbiamo introdotto nell'ufficio. Partiamo col nostro nuovo corpo macchina, Lumix S5. Abbiamo scelto questa perché veniamo da GH5S che ci sta riprendendo lì nello stretto e questa è semplicemente la versione full frame, ci troviamo benissimo, sensore stabilizzato, resiste agli ISO e tante belle cose. E abbiamo affiancato, perché gli obiettivi Panasonic erano troppo costosi, un bellissimo 24-70 della Sigma, vedete qui dei piccoli dettagli, dei pagatelli. Questo obiettivo è fenomenale, è un tuttofare che avevo visto molte recensioni ed ero indeciso tra questo e il Panasonic costa 1000 euro di più, c'è solo la stabilizzazione attiva dentro l'obiettivo in più, però secondo me non le vale la pena. Poi la lente è molto grande, per questo è un po' scomodo montarci dei filtri, magari gli ND, polarizzatori, però diciamo che a parte questo ha una nitidezza pazzesca e lo sfocato è incredibile, magari vi lascio una ripresa o qualche foto. Passiamo invece poi all'altro obiettivo, il 35 mm Sigma Art 1.4. Questo obiettivo, ragazzi, vi lascio la prima foto fatta con questo obiettivo al gatto del condominio. Vedete voi, l'avete visto il pelo? Ma l'avete visto il pelo? Il dettaglio del pelo? Che cazzo lo dico fa? Questo ve lo posso far vedere perché non è montato in macchina adesso. Eccolo qui. È un obiettivo meraviglioso, chiaramente per 1000 euro ti danno pure il paraluce e ci mancherebbe. Fa costruito di una qualità eccelsa e nonostante pesi molto, e anche l'S5 su cui è montato un case della Small Rig pesi molto, resiste ancora sul Ronin S1. Pazzesco. Andiamo avanti con il resto del nostro unboxing e parliamo di una cosa importantissima. Videomaker, parlo con voi. Anche voi, lo so benissimo, usate delle luci di merda, perché l'ho fatto anch'io per molti anni, perché costano poco, ma basta luci di merda. Impariamo da Casey Neistat, dai grandi americani, investiamo nell'illuminazione e compriamo un grande Godot 150 watt. Questo Godot 150 watt è assurdo, è incredibile, è quello che ci sta illuminando adesso. Noi l'abbiamo abbinato con un Octabox della Bresser, che è semplicemente un softbox con quick release, quindi si apre velocemente, così non è che devi stare là a montarlo tutte le volte. E altre, porca manata. Dario, chi è? Pronto? Ciao, ciao grande, come stai? No, guarda, sì, stavo girando un video. Mo. Ah, ma adesso? Cioè, doveva venire domani e è partito un giorno prima. Beh, stronzo. Tutto a mano, no, Alessà, a mano fa cagà. Porto il Ronin, piano sequenza, portiamo a casa facile. No, vabbè, sto video posso far pure domani. E vabbè, la soluzione la trovo io, dai, mo vengo, mo arrivo. Vabbè, senti, io mi devo sbrigare perché questo è arrivato da Milano. Manca la parte del computer comunque. È quella entra... che so meglio poi. Quindi entra. Quando entri dici, ciao, sono Dario, invece io spacchetterò la parte del computer, buttata così, su goliardico. Ciao ragazzi, sono Dario, il produttore di Forchetta. Niente, devo fare sta unboxing, ma in realtà non so veramente nulla. Però vabbè, improvviso. Cioè, l'unica cosa che so in realtà è quanto è costato, perché... vabbè. Allora, lui... ah, oh, bellissimo, lui è... cioè, allora, e manco è scritto in italiano, fantastico. La scatola è bellissima, è lucida, un po' satinata, è un X570 Elite, è un pezzo fondamentale del PC e servirà ogni qualvolta noi vorremmo utilizzare il PC. Poi abbiamo un cavo incredibile, grazie Giorgio. Allora, questo è un cavo arancione. Lui, come possiamo non dire... sicuramente la tecnologia è andata avanti, ha fatto dei pezzi molto piccoli e stretti che entrano perfettamente nel case del nostro PC. Ok, poi abbiamo questo, le RAM. Questo lo so, sono delle RAM nuovissime, Intel XMP. Vabbè, ma che todica fa? Toshiba 4 terabyte, questo è fondamentale per tutti i progetti. No, questo è importante, questa cosa la voglio dire. Quando fate questi lavori dovete mettere la roba dentro l'hard disk, altrimenti li perdete. Noi eravamo persi. Non so se... allora, questo è un pezzo clamoroso. Per me è una RAM. Per me. Comunque non so che cazzo è.
Allora, poi arriva questo pezzo. Questo pezzo è il pezzo... Oh, ecco qua. Lui, l'unica cosa che so è che costa 4,50. Lo posso aprire? Allora, come si apre? Non si apre, sto... Bellissimo. Poi abbiamo la tastiera, tastiera e mouse. Oh, guarda qui. Ecco qui. Questo è un filo particolare perché è un po', come si dice, c'ha il... pesicchia bene, quindi grande sensibilità. Si illumina anche. Proprio perché questa è roba appena arrivata, ragazzi. Ragazzi, è appena arrivata questa roba, eh. Allora, questa è la scheda di questo pezzo, che è un pezzo... Andiamo avanti. Facciamo una premessa. Questo è l'unico... In realtà non so assolutamente le caratteristiche di questa... Però... So una cosa, che per prenderla è stata un'ansia. Cioè, tutti i giorni a cercare di capire... tutti i giorni a cercare di capire come prendere questa cosa. E tutti i giorni aumentava il prezzo. Vi sto per presentare il pezzo fondamentale, la RTX 3070. Ma vogliamo raccontare un aneddoto di questa RTX 3070? E facciamo nomi e cognomi. Siamo andati per due volte, questo a ottobre, apre a Roma Est, che è un negozio bellissimo, dentro sedie girevoli, grandi, comode, queste schede. Solo loro riescono a venderle a 150% in più rispetto al prezzo di listino. Siamo tornati 6 mesi dopo, mi sembra, perché era l'unico che ce l'aveva. Quindi chiamo e mi fanno, sì, puoi prenotare, 1100 euro, fantastico, 1100 euro, vengo lì. Quando arrivo lì mi dici che costa 1400, perché sei uno stronzo. L'abbiamo comprata, è molto bella, è anche quella Advance. Avevamo via la 3080, ma costa 7740 milioni di miliardi, quindi noi i miliardi non ce l'abbiamo. L'apriamo, perché questa va aperta. Tanto per farvi capire che è sudata, però come si apre? Ah, poi quando stavo al negozio mi fa, la vuoi vedere? Sì, funziona, non si apre. Ok. Oh, qui, 1500 euro di scheda grafica, però io non ci capisco niente, ma effettivamente è molto molto bella, è fighissimo fare questo. Questo è quello che volevamo dirvi su questo bellissimo unboxing. È stato bello spendere questi 10.000 euro e speriamo che questi soldi possano portare... Com'è andata? Benissimo, benissimo, ho detto tutto nel dettaglio, ho proprio fatto le specifiche tecniche. Eh certo. No, vabbè, però è andata bene. Cioè, non la rifamo. No, perfetta. No, perfetta. Guarda, questa la lascio qui. Vabbè, quindi salutiamo. Sì, salutiamo. No. Ma un casino di roba. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere. Mi dispiace avervi lasciato questo tizio, però secondo me si era accavata bene. Come no? Vabbè, ci vediamo. Vediamo come monto sto video. E questo sarà il primo video di non una lunga serie, perché li famo solo quando ci va. Solo quando ci va, quindi... Ciao ragazzi. Oh, eccoci qui con il nostro primo unboxing. Unboxing? È difficilissimo, ma come passa gente? Allora.